Sia lodato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questa lettura mattutina della Divina Volontà rivelata a Luisa Piccarreta. Siamo nel volume 7 del 5 marzo 1906. Gesù prega, quasi volesse che l'anima interpreti la sua volontà, vede un uomo suicidarsi. Richiamiamo in noi lo Spirito Santo perché possa donarci la comprensione di questa lettura e possa venire a iniziare con noi questo meraviglioso giorno in tutte le nostre azioni volontarie e involontarie. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori da me stessa, insieme con il bambino Gesù, tutto afflitto. Io nel vederlo così afflitto ho detto: «Carino mio, dimmi che cosa vuoi, che soffri, per sollevarti». E lui si metteva con la faccia per terra e pregava, quasi che volesse che interpretassi la sua volontà, ma io non capivo niente, e l'ho sollevato da terra, l'ho baciato più volte e ho detto: «Diletto mio, non capisco, che cosa volete? Vuoi che soffra la crocifissione?» E lui: «No», e ha preso il mio braccio in mano e mi spuntavano i polsi della camicia, ed io nel vedere ciò ho detto: «Vuoi che sia spogliato? Vi sento molto molta ripugnanza, ma per amor vostro mi sottometto». In questo, mentre vedevo un uomo che, preso da disperazione e dalla stima propria di se stesso, si suicidava, e questo nel nostro paese. Il bambino mi ha detto: «Non posso contenerla tanta amarezza, ricevine tu la parte», e ha versato nella mia bocca un poco della sua amarezza. Io sono corsa da quell'uomo per aiutarlo a pentirsi del male che aveva fatto. I demoni prendevano quell'anima e la mettevano sul fuoco e la volgevano e rivolgevano come se la arrostissero. Io per ben due volte l'ho liberato e mi sono trovata in me stessa pregando il Signore che usasse misericordia a quell'anima sventurata. Il benedetto Gesù è ritornato con la corona di spine e tanto addentrata nella testa che le spine parevano fin dentro alla bocca, e mi ha detto: «Ah, figlia mia, eppure molti non lo credono che le spine penetrarono fin dentro alla bocca. È tanto brutto il peccato della superbia che è veleno all'anima, che la uccide, siccome chi tiene una cosa attraverso alla bocca impedisce che passi alcun cibo nel corpo, e per dargli vita, così la superbia impedisce la vita di Dio nell'anima. Perciò vuole tanto soffrire per la superbia umana, e con tutto ciò la creatura giunge a tanta superbia che, ubriaco di superbia, perde la conoscenza di se stesso e giunge a uccidersi il corpo e l'anima. Lo dico per obbedire, che avendo detto al padre ciò che ho scritto di sopra, mi assicurava che quella mattina un uomo si era suicidato». Eccoci trovati alla fine della lettura, fratelli e sorelle. Questa visione spirituale che Gesù ha dato a Luisa era una visione spirituale dell'anima incarnata nel corpo di quell'uomo che effettivamente poi nella realtà si è suicidato, si è tolto la vita. Il suicidio è tra i peccati più grandi che esistono davanti a Dio, perché ognuno di noi ha una vita e solo il Padre sa quanto dura quella vita. Solo il Padre sa la missione che abbiamo e le cose che dobbiamo fare dall'inizio alla fine della nostra vita. Quindi anche nel Vangelo sappiamo che nessuno può aggiungere più tempo alla propria esistenza, però possiamo invece togliere questo tempo con il libero arbitrio, attraverso il suicidio, attraverso una vita lontano da Dio, piena di peccati, una vita dove possiamo fare una cattiva alimentazione, una vita piena di problemi. Quindi con il nostro libero arbitrio abbiamo la possibilità di accorciare la nostra vita, ma non di allungarla oltre quello che il Padre sa di noi e di tutta la sua creazione.
Gesù ha sofferto sulla croce tutti i nostri peccati. Quindi ha preso su di sé questo carico di tutti i peccati dell'umanità, dalla prima all'ultima creatura, e tra questi peccati c'è anche la superbia di vivere una vita dove Dio non esiste, una vita dove hai a che fare con il Dio denaro e quando perdi tutto non ti resta che l'unica soluzione, il suicidio. Ma questa unica soluzione è l'unica soluzione che viene intravista nella vita di coloro che non ricercano la verità, nella vita di coloro che sono attaccati ai soldi. Questo perché nella testa di queste povere anime perdere tutto vuol dire la fine di tutto, vuol dire che o ti trovi in un mare di guai, oppure stavi bene, hai perso tutto e quindi la tua vita ora non ha più valore. Il diavolo costruisce con i suoi falsi profeti, i suoi medium, i suoi schiavi, i suoi politici, le sue elite, i suoi anticristi, un mondo dove tutti devono vivere in queste imbrutture, in queste brutture. Chi nella superbia, chi nell'arroganza, chi nel giudizio, chi nella mafia, chi nella massoneria, chi nel satanismo. E quindi costruisce un mondo dove fanno a gara nel proprio libero arbitrio come la propria vita deve essere, lontano da Dio, chi in un modo, chi nell'altro. E Gesù invece ci dà un insegnamento ancora più grande: non forza la nostra vita. Se uno decide di togliersi la vita, non è che scendono gli angeli dal cielo e gli dicono: che stai facendo? C'è questa grande legge nell'universo che è il libero arbitrio. Tu puoi fare in modo che la tua vita sia in un determinato modo, oppure tu puoi decidere in qualsiasi momento di toglierti la vita. E quindi il libero arbitrio ti porta a fare tanti atti contro la divina volontà. Il suicidio porta tanta amarezza in Gesù. E questa amarezza, durante la passione, come Gesù ha detto a Luisa, è un'amarezza le cui spine della sua corona erano talmente lunghe che penetravano le guance, il mento, le spalle. Non era una corona piccola, era una corona grande, piena di spine, molto lunghe, una corona che ogni spina era uno dei sette vizi capitali moltiplicato all'infinito. E quindi le nostre preghiere, soprattutto la nostra Santa Eucaristia, deve ricoprire un insieme di intenzioni. Quindi impegniamoci da oggi in poi, se avremo la possibilità di accostarci alla Santa Eucaristia, di offrirla per tutti i nemici di Dio, per tutti coloro che usano il loro libero arbitrio per costruirsi una vita senza Dio, e affinché il Signore possa avere misericordia in punto di morte di tutte queste anime eretiche, mafiose, sataniste, affinché possa usare le nostre preghiere, i nostri sacrifici per sottrarre dalle mani del demonio queste anime che altrimenti con il loro libero arbitrio decidono, quindi con la loro volontà, oltre a togliersi la vita, oltre a vivere una vita senza Dio, di andare anche all'inferno. Sia lodato Gesù Cristo, il cuore immacolato di Maria. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012, attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito
troverai i link in descrizione. E ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.